podcast di Avvenire, per dare più voce alle parole. Il Vangelo, a cura di padre Hermes Ronchi. Impariamo a restituire a Dio ciò che è suo. 29ª domenica, tempo ordinario, anno A. Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l'iscrizione, di chi sono?» Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». Abbiamo sempre bisogno di appartenere a qualcuno. Siamo tutti come la moneta romana che mostrano a Gesù. Divo Tiberio. Sono del divino Tiberio, figlio di Augusto. E io a chi appartengo? Forse alle cose, ai poteri forti, al pensiero dominante, oppure ai miei sogni, ai legami vitali, all'amore che provo e che, mi assicura la Bibbia, confronta Giovanni 1:4-16. È Dio che ama in me? I filo imperiali di Erode e gli indipendentisti del Sinedrio pongono a Gesù una di quelle domande taglienti che fanno impennare l'audience e dividono gli spettatori. «Maestro, tu che sei libero e dici le cose come stanno, che relazione hai con Cesare, con il potere?» La risposta di Gesù è acuta. Come al suo solito, davanti a domande maliziose o capziose, porta gli uditori su di un altro piano, spiazzandoli con un doppio cambio di prospettiva. Primo cambio: sostituisce il verbo pagare con restituire. Rendete, restituite a Cesare ciò che è di Cesare. Un imperativo forte, che coinvolge ben più di qualche moneta, che dà un'anima nuova alle relazioni. Restituite il molto ricevuto, date indietro, guardate alla sorgente. Vivere è restituire vita, che viene da prima di noi e va oltre noi. Viviamo per restituire amore a chi con l'amore ci ha fatto e ci fa vivere, come il respiro. Accogli e restituisci, non lo puoi trattenere, è puro dono. Ricevimi, donami, donandomi mi otterrai di nuovo, scrive l'antico libro dei Rig Veda. Secondo cambio di prospettiva. Gesù fa entrare in gioco la sua visione e la sua forza profetica, recidendo di netto il legame tra le due parole incise sul denaro: divino Tiberio. Cesare non è Dio, Tiberio non è divino. Rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. A questo punto Gesù si ferma, non si sostituisce a noi, non ci esenta dalla responsabilità di usare la nostra intelligenza per valutare, scegliere, decidere cosa sia di Cesare, cosa di Dio. Restituite a Dio quello che è di Dio. Di Dio è la terra e quanto essa contiene. Deuteronomio 10:14. Anche Cesare appartiene a Dio. Ogni persona porta incisa l'iscrizione profetica: «Io appartengo al mio Signore». Ha scritto sulla mano: «Del Signore», Isaia 44:5. Ognuno una piccola moneta d'oro con, in alto rilievo, l'immagine e la somiglianza con Dio, sormontata da una dedica sacra: «Sono di Dio». Ognuno un talento inviato al mondo, da far fruttare e poi restituire al bene comune, ma non in perdita. Donandomi, mi otterrai di nuovo. Entrando così nel circuito del dono che Gesù instaura invece del possesso, non l'accumulo, ma la restituzione, non le porte blindate sui miei averi, ma la loro circolazione nelle vene del mondo. L'uomo vive di vita donata, prima ricevuta e poi restituita. Letture: Isaia 45:1-4-6, Salmo 95, Primo Libro dei Tessalonicesi 1:1-5, Matteo 22:15-21.
Ascolta le altre puntate della serie sul sito avvenire.it. Clicca sull'icona del podcast e alza il volume. Avvenire, per dare più voce alle parole.